Quella di Bisceglie è stata la tappa più emozionante di Battiti Live 2016. Ben trovate a tutti e a tutti dal backstage di Battiti Live qui a Bisceglie. Avrebbe dovuto essere la prima, ma è stata rimandata per rispetto di tutte le persone coinvolte nell'incidente ferroviario del 12 luglio. Noi veniamo da Bari, siamo qui da ieri sera, dalle 10:30, quindi abbiamo passato la notte qui. Quando si è fan in tutti i sensi. Noi siamo qui, almeno io per l'amoroso. Io per la marrone, assolutamente. Io per un po' di tutti, diciamo. Un'altra settimana ricca di ospiti, di grandi star della musica italiana. Questa settimana di grandi star della musica pugliese. E non vediamo l'ora che salgono su quel palco. Perché questa tappa di Battiti a Bisceglie è made in Puglia al 100%. State con noi, ve ne faremo vedere e sentire delle belle. State con noi. Ciao a tutti da Giosuè dai Bari Smooth Squad, siamo a Bisceglie. Un saluto a tutti gli amici di Batticuore. Della tappa di San Severo è successo che abbiamo chiuso il disco, abbiamo registrato il video del singolo e siamo andati a suonare allo Ziget e siamo tornati stamattina praticamente, quindi abbiamo fatto una notte di viaggio. Sì, faremo una cover di Depeche Mode, vabbè, Personal Jesus, e poi facciamo il rimpianto di te, il vecchio singolo. E non vediamo che esca il singolo nuovo, tra l'altro, che si chiama Volando al contrario. Ma guarda, è tutto in fermento, quindi siamo belli carichi. Sono giusto, è stata una scelta abbastanza istintiva. Sono molto legato a quella canzone, come sono legato anche a tutto il mio territorio, e sono molto legato a ciò che accade su questo territorio. L'occasione di oggi mi sembrava la giusta occasione per regalare questa cover che facciamo e a cui tengo tanto. Ragazzi, io sono venuta a chiamarvi per venire a fare l'intervista per Radio Norba sul track. Arriviamo subito, ci seguiamo. Ciao. Ciao. Io non pensavo ci fosse tutto questo calore, non pensavo ci fosse tutta questa energia. Dobbiamo essere orgogliosi di questa manifestazione, è pazzesca. Complimenti a tutti, è stato un trionfo. Gente dappertutto, è stato seguito via web, via TV, live, per cui vi faccio tantissimi complimenti, sono onorato di aver fatto questo lavoro con voi. Ho trovato gli operatori, i tecnici di Radio Norba, Telenorba, bravissimi. Quindi complimenti veri da parte mia, col cuore. Panico no, però momenti emozionanti parecchi. Vedere come tutte le persone che lavorano nel backstage siano emotivamente coinvolte in questo evento. Questo ti emoziona perché vuol dire che c'è un amore per il proprio lavoro, un amore per la propria azienda anche, un amore per il canale, perché non ho visto nessuno che facesse lavoro tanto per farlo. La terra fortissima, io sono siciliano, ma vi faccio i complimenti perché mi sono sentito a casa. Saluto tutti gli amici di Batticuore, spero, chi lo sa, di ritornare a lavorare insieme a voi. Questo è ma lei è proprio il guacci, quello che fa il presciù di Battiti, tirando corpi contundenti contro il pubblico e molti si lesionano e si traumatizzano. Tu scherzi, ma in realtà funziona proprio così, lanciamo un sacco di cose, Antonio. Per il presciù, dovete sapere, serve per riscaldare l'atmosfera prima dell'inizio
del Battiti Live. È divertentissimo, perché lui e Claudia Cesaroni riescono a galvanizzare il pubblico, a regalare grande divertimento. Cambia anche la voce di Guacci. Fammi vedere la voce normale tua e quella da pre-show. Da pre-show è questa. Benvenuti, amici! Sì, è vero. Male invece è così normale. Perché devi urlare come un matto per farsi ascoltare, però poi dopo 30 secondi sono tutti vostri. No, sì, è veramente bellissimo, Antonio. L'energia che ci regalano è incredibile. Senti, se ti avanza qualche gadget, tienimi presente. Era un po' di caramelle, un po' caramelle, di caramelle, bravo. Sai che io sono sottopeso, evidentemente. Ho bisogno di prendere qualche grammetto, va bene? Vediamo, Antonio, vediamo. Vogliamo dare un bacetto di fine tu? Dai, no, tu a me. Adesso è a te. Ciao Marco! Cara Lucia, sono tante le varietà di pane che producete, ma questa in particolare è adatta a chi ha, possiamo dire, problemi di ipertensione? Ipertensione, esattamente. È un pane con di semola, tipico di Altamura, con il 50% di sale in meno. Ed è stato oggetto di una sperimentazione clinico-scientifica al termine della quale si è riscontrato con evidenza clinico-scientifica che questo pane fa bene alla salute e migliora le condizioni cliniche dei soggetti ipertesi. Quindi è un pane buono, leggero, digeribile, che fa bene anche alla salute. Questo pane è da consigliare immediatamente a chi non ha voglia di rinunciare ad una fetta di pane per poter rendere ancora più allettante, ancora più succulento il pranzo o la cena. Sì, perché pone in equilibrio il gusto particolare, il flavor intenso del pane di Altamura, del pane di semola, lievitazione naturale, ma con quel giusto connubio tra gli elementi tradizionali e il contenuto di sale. In questo modo abbiamo appagato il gusto non rinunciando alla cura della salute attraverso la sana ed equilibrata alimentazione. Sono felice di essere qui per tantissimi motivi, quello più importante è dare una mano a tutte queste povere persone che sono capitate in questa tragedia assurda. Io sono fierissima di essere una terrona, questo non è campanilismo, amo l'Italia perché è un paese che mi ospita in ogni regione, però credo che oggi come oggi dire di essere terrona sia un'accezione positiva, non negativa. Tu sei un po' come il Re Mida della musica italiana, cioè tutto quello che tocchi, tutto quello che canti diventa oro. Come si fa? Qual è il segreto? A me è il fatto di è la sincerità. Non ho mai nascosto le mie debolezze, non ho mai nascosto i miei difetti. Posso essere simpatica così come antipatica, ma sono fatta così. Non cambio per questo mestiere, sono rimasta sempre la stessa, indipendentemente dal mestiere che faccio. Quando arrivi tu avrò negli occhi la verità. Un saluto agli amici di Batticuore e mandate dei messaggi che sono molto importanti per queste persone, perché siamo qui per questo motivo. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti. Sono molto fortunati perché voi pugliesi, voi, cioè gente italiana, mi hanno dato una nuova vita, cioè un punto mi hanno salvato, quindi ringrazio tanto e grazie alla Puglia vi voglio tanto bene. Diciamo oggi mi sono lasciato andare, non lo so, io sono molto sensibile, quindi era la gente, l'energia della gente, tutto quanti, quindi ho trasmesso quello, voglio dire grazie ancora, grazie, grazie tanto. Maybe she forgot to tell you something. Ermal Meta, che è l'autore delle tue canzoni. Sì, lui mi ha regalato quel canzone che è... Non lo so come lo ha fatto a scrivere una cosa così bella, io lo ringrazio tanto. I've never been so far from home.
Grazie a Sergio Batticuore. Grazie. Ciao. Sindaco, una grandissima serata di Battiti Live qui a Bisceglia, c'è grande entusiasmo, grande energia. Batte forte il cuore della Puglia stasera. Batte forte, ma soprattutto sono contento, devo dire un pizzico orgoglioso che questa solidarietà si esprima al massimo proprio nella nostra Bisceglia, qui in questa città che è stata sempre molto accogliente, sempre vicina a quelli che erano anche i momenti di aiuto, di solidarietà rispetto alle comunità che magari in qualche circostanza hanno sofferto per via di tanti fatti che accadono nella quotidianità e che colpiscono molto duramente e profondamente le comunità, e Bisceglia questa volta, come in altre circostanze, dimostra di essere all'altezza anche da un punto di vista organizzativo, quindi un evento sempre ben riuscito, oramai è la sesta edizione, mi sembra, di Battiti Live a Bisceglia, siamo assolutamente oramai collaudati a questo tipo di organizzazione che è molto impegnativa per una città come la nostra, ma sono contento che quest'anno si esprima al massimo proprio nella direzione della solidarietà e dello spirito di accoglienza che in questo momento veramente ci vuole ed è coerente con quella necessità che deve far stare tutti uniti per risolvere i problemi della gente. Batticuore per oggi finisce qui. Domani vi racconteremo tante altre cose di questa serata che ha commosso tutti, ma che ancora una volta ha dimostrato il lato più bello della Puglia, quello della gioia e della solidarietà.